Ti sei mai chiesto come sarebbe il nostro sistema solare se ogni pianeta avesse le dimensioni della Terra? Bene, è ora di tuffarsi in questo scenario da capogiro. Immaginiamo come sarebbe ogni pianeta se fosse grande quanto il nostro amato pianeta blu. L'arido paesaggio rosso di Marte sarebbe improvvisamente una lussureggiante oasi verde. L'enorme e vorticoso gigante gassoso Giove scomparirebbe. E come influenzerebbe il nostro sistema solare nel suo insieme? Siamo tutti condannati! Allacciamo le cinture e scopriamolo. Il primo pianeta della nostra lista è Mercurio, il pianeta più piccolo del nostro sistema solare. Ora dimentica il Mercurio simile alla Luna. Invece immaginati sulla superficie di un inferno dinamico e incandescente. Ci sono molti crateri e vulcani attivi intorno a te. E proprio di fronte a te c'è un sole enorme, accecante e luminoso. Che incubo! Ma analizziamo questi cambiamenti. Bene, insieme alle dimensioni di Mercurio, aumenterebbero sia la sua massa che la sua gravità. In tal caso è possibile che Mercurio abbia più atmosfera. Le temperature su Mercurio sono estreme, non solo perché è molto vicino al Sole, ma anche per la sua atmosfera molto rarefatta. Quindi durante il giorno le temperature raggiungono i 400 gradi centigradi, e di notte fa un freddo spaventoso, fino a meno 180 gradi centigradi. Ma quando la gravità è più forte, Mercurio potrebbe avere un'atmosfera più densa, quindi il calore sarebbe meglio distribuito su tutto il pianeta. E l'atmosfera non è l'unica cosa che potrebbe renderlo più caldo. Se Mercurio diventasse più grande, probabilmente subirebbe un aumento del riscaldamento interno a causa della compressione gravitazionale. E ipoteticamente la sua attività tettonica potrebbe aumentare. In altre parole, paesaggi più interessanti, più montagne e vulcani attivi più spaventosi. Congratulazioni! Hai trasformato Mercurio in Venere 2.0. Per noi tutti questi cambiamenti non sarebbero molto piacevoli. Ora diventerebbe molto più difficile inviare lì i nostri veicoli spaziali. Quindi è meglio che Mercurio rimanga così com'è, piccolo, calmo e noioso. Fondamentalmente l'esatto opposto del nostro prossimo pianeta, Venere. Quindi cosa succederebbe a Venere se fosse grande quanto la Terra? In realtà, niente, non cambierebbe affatto. Tutto perché Venere ha già quasi le dimensioni della Terra. Viene anche chiamato il gemello della Terra, anche se gemelli è una parola grossa, ovviamente. In realtà non potremmo essere più diversi. Venere è spesso chiamata la stella del mattino perché è molto luminoso e visibile nel cielo. Ma non lasciarti ingannare dalla sua bellezza. Questo pianeta è uno dei luoghi più inospitali del nostro sistema solare. La sua superficie è più calda di una pizza appena sfornata, circa 482 gradi. Ed è ricoperta da spesse nuvole di acido solforico che dissolverebbero qualsiasi essere umano che tentasse di visitarlo. Quindi non pianificherei nessun viaggio lì a breve. Passiamo quindi a un pianeta che, a differenza di Venere, potrebbe diventare potenzialmente una nuova casa per noi, Marte. Immaginati in piedi sulla superficie di Marte, guardando il tramonto blu e respirando una fresca brezza d'aria. Sì, hai letto bene, aria. Inoltre potresti essere circondato da piante, animali e praticamente sentirti sulla Terra. Ma com'è possibile? Marte più grande avrebbe un campo magnetico e una gravità più forti. Ciò porterebbe a un'atmosfera più ricca e densa. Probabilmente avrebbe una gamma più ampia di gas, compreso l'ossigeno. Non sarebbe bello? Inoltre, un'atmosfera più densa potrebbe distribuire il calore in tutto il pianeta. Quindi Marte potrebbe diventare molto più caldo e accogliente. E qui arriva il cambiamento più importante, l'acqua liquida. Marte ha effettivamente dell'acqua ghiacciata ai suoi poli e nei serbatoi sotterranei. Ma con un'attrazione gravitazionale più forte, potrebbe potenzialmente stabilizzare l'acqua liquida sulla sua superficie. Evviva! Tuttavia, non è tutto rose e fiori. Il nuovo Marte avrebbe anche una personalità vulcanica. È già geologicamente attivo, ma ora il suo calore interno e la sua pressione salirebbero alle stelle. Ciò significa eruzioni vulcaniche più frequenti e più folli. Immagina quanto sarebbe emozionante assistere a tali eruzioni su un altro pianeta, se riesci a sfuggire alle conseguenze. In generale, il pianeta potrebbe diventare più verde e più rigoglioso, ma non più sicuro. Anche se sarebbe comunque bello vederlo. Ma è tempo di passare ai giganti del nostro sistema solare. E se prima stavamo allargando i pianeti, ora è il momento di comprimerli davvero, davvero parecchio. Se Giove diventasse 11 volte più piccolo, oh ragazzi, che disastro sarebbe! La prima cosa che notiamo è un cambiamento di gravità. E dico, ce ne accorgeremmo perché ora non avremmo altra scelta che trasferirci da qualche parte. Giove sperimenta da 30 a 100 collisioni con grandi asteroidi all'anno. Tutto a causa della sua gravità più forte che li attrae tutti e ci protegge.
ma ora il nostro grande fratello protettivo si è trasformato in un bambino piccolo. Saluta un gruppo di asteroidi. Oh, e di ciao ciao a Giove. Questo pianeta è noto per la sua atmosfera densa e vorticosa, ma con un'attrazione gravitazionale più debole, Giove probabilmente farebbe fatica a trattenerlo. Quindi nel tempo sarebbe fuggito lentamente nello spazio, lasciando dietro di sé un'atmosfera sottile composta principalmente da azoto e ossigeno. Dovremmo anche dire addio all'aspetto iconico di un altro gigante, Saturno. La differenza più evidente sarebbe la scomparsa dei suoi famosi anelli. Costituiti da piccole particelle di ghiaccio e roccia, gli anelli sono una caratteristica unica di Saturno, ma con la gravità terrestre cadrebbero sul pianeta o si disperderebbero nello spazio. Peccato! Anche Saturno è un gigante gassoso, proprio come Giove. La sua atmosfera è composta principalmente da idrogeno ed elio. Ma se avesse le dimensioni della Terra, i suoi gas sarebbero compressi a causa dell'aumento della gravità. Questo lo renderebbe molto più denso. Ciò significa che le dimensioni e la forma complessive di Saturno cambierebbero. Teoricamente, se spremiamo forte Saturno, potrebbe potenzialmente diventare una nana bruna. È un tipo di stella mancata che non ha la massa per sostenere la fusione nucleare, ma emette calore e luce. Quindi Saturno potrebbe smettere del tutto di essere un pianeta. Tutte le sue folli tempeste, come la famosa tempesta esagonale al suo polo nord, sarebbero più deboli e più calme. Il prossimo gigante... Proviamo a comprimere questo poveretto. Prima di tutto, la gravità superficiale su Urano sarebbe molto più debole di quanto non sia ora. Anche la sua atmosfera potrebbe cambiare. Se Urano fosse più piccolo, potrebbe avere un'atmosfera più sottile e gas completamente diversi. Questo pianeta è piuttosto freddo, con una temperatura media di meno 214 gradi. Ma se fosse delle dimensioni della Terra, potrebbe effettivamente riscaldarsi un po' a causa del suo ridotto rapporto tra volume e superficie. Non ti montare la testa, però. Sarebbe ancora molto più freddo dei punti più freddi della Terra. Come puoi vedere, i giganti gassosi non subiscono facilmente tutto questo restringimento. Tranne, forse, uno di loro. Sorprendentemente, il piccolo Nettuno diventerebbe molto più amichevole. Per cominciare, sarebbe probabilmente un pianeta roccioso con un'atmosfera accettabile. Ciò significa niente più gigante gassoso, ma invece un pianeta su cui sia più facile vivere e muoversi, sia per gli umani che per le creature. A proposito di movimento, a causa delle dimensioni ridotte, la gravità su questo nuovo Nettuno sarebbe quasi la stessa di quella terrestre, rendendo molto più facile camminare e saltare. Non dovrai più fluttuare nello spazio. Ora, l'atmosfera di Nettuno originale è così densa che riuscivi a malapena a vedere la tua mano davanti al tuo viso. E la pressione superficiale è circa 100 volte quella dell'atmosfera terrestre. Ma il nostro nuovo Nettuno sarebbe molto diverso, con un'atmosfera molto più rarefatta e meno densa. Avrebbe ancora un po' di metano, acqua e ammoniaca, ma neanche lontanamente come prima. Infine, la temperatura. Brrr! L'attuale Nettuno è gelido, con una temperatura media di circa meno 223 gradi. Ma se avesse le stesse dimensioni della Terra, probabilmente sarebbe molto più caldo, proprio come Urano. Ah, è più simile. Che pianeta sarebbe? Questo è tutto per i cambiamenti nei pianeti. Ma cosa accadrebbe all'intero sistema solare se rendessimo tutti i pianeti così piccoli? È difficile da prevedere, ma è chiaro che la loro gravità e le loro orbite potrebbero cambiare, e molto. È improbabile che qualcuno di loro sia volato via nello spazio o si sia schiantato contro un altro o qualcosa del genere. Ma molte delle loro orbite sarebbero probabilmente diventate piuttosto instabili e il numero di collisioni con gli asteroidi aumenterebbe in modo significativo. Naturalmente, tutto questo è puramente speculazione. Non è che possiamo effettivamente testarlo. Comunque è un viaggio mentale piuttosto interessante e ti fa apprezzare quanto sia davvero unico e speciale il nostro sistema solare. Viaggiamo indietro nel tempo. È difficile. Voliamo nel Medioevo, alla prima civiltà umana, verso gli antenati dei primi esseri umani, i dinosauri, i primi animali terrestri, le antiche creature marine e così via, fino all'inizio dei tempi. Ed ecco, questa nebulosa è il nostro sistema solare. In questo momento è solo una nuvola di polvere multicolore di idrogeno ed elio che gira. Questa nuvola ha iniziato a restringersi e a diventare più densa. C'è una teoria secondo cui ci sono state esplosioni di supernova vicino alla nostra nebulosa, le cui onde d'urto l'hanno schiacciata in diversi punti, finché il centro della nuvola è diventato troppo pesante. L'enorme peso ha scatenato reazioni nucleari a catena, partite proprio dal centro di questa nuvola. La nuvola si è riscaldata fino a brillare. Presto ha preso la forma di una sfera densa. Ed è così che è nato il nostro Sole. È successo circa 4,5 miliardi di anni fa.
Il nostro pianeta non esiste ancora. C'è solo un disco di polvere e detriti spaziali in orbita intorno al giovane Sole. Questi pezzi di detriti si stanno fondendo gradualmente e stanno diventando sempre più pesanti. Diamo un'occhiata al centro di questo agglomerato di asteroidi. Il peso totale dei detriti comprime la regione centrale a tal punto che vi si forma un denso nucleo metallico. L'enorme pressione riscalda il nucleo e la temperatura al centro della giovane Terra raggiunge quasi 6.000 gradi centigradi. C'è un nucleo liquido intorno a quello solido che crea il campo magnetico del nostro pianeta. Ora, quando la radiazione del Sole e del vento solare raggiungono la Terra, si frantumano in uno scudo sotto forma del nostro campo magnetico. Il nostro pianeta brucia. Sembra una palla di lava. Poi inizia a raffreddarsi, formando una crosta solida. A questo punto, all'orizzonte appare un altro protopianeta. Sembra più un asteroide, delle dimensioni di Marte. Questo enorme pezzo di detriti vola verso di noi. Colpisce la giovane Terra a un angolo tale da far cadere una parte del nostro pianeta verso l'esterno. I detriti si rompono in più pezzi e si fermano nella nostra orbita. Dopo un po' si uniscono per formare la Luna. Come risultato di questa collisione, la Terra inizia a ruotare molto velocemente. Un giorno dura circa 5 ore, invece delle attuali 24. Ma la Luna è abbastanza pesante da rallentare la rotazione del nostro pianeta con la gravità. Ora la Terra non sembra un luogo ospitale. Le forze gravitazionali della Luna penetrano in profondità nella Terra e causano una maggiore attività vulcanica. Inoltre, cadono costantemente meteoriti, causando frequenti esplosioni in superficie. Oh! Il gas che esce dai vulcani forma la nostra atmosfera. Il ghiaccio che è stato portato sul nostro pianeta dai meteoriti evapora. Il vapore sale e si trasforma in piogge. Questa acqua piovana cade in superficie, raffreddando la lava e formando i primi laghi e fiumi. Per diverse centinaia di milioni di anni, la Terra assomiglia alla superficie di Venere. È un posto senza vita che ospita vulcani, in cui ci sono piogge acide, ma niente ossigeno per respirare. Il Sole non era così luminoso come adesso. Inoltre, i suoi raggi riuscivano a malapena a passare attraverso tonnellate di polvere vulcanica nell'atmosfera. Ma circa 3,7 miliardi di anni fa, qui è apparsa la prima forma di vita. Organismi unicellulari che non avevano bisogno di ossigeno. Sono apparsi nelle parti calde e poco profonde dell'oceano, vicino alla riva. Questi batteri hanno regnato sulla Terra per quasi 2 miliardi di anni, durante l'eone Archeano, lasciando le stromatoliti, pilastri di terra sul fondo di acque calde e poco profonde. Sono il prodotto di organismi semplici e batteri, evolutisi finché non hanno imparato la fotosintesi. I batteri hanno iniziato a produrre ossigeno assorbendo l'energia della luce solare. Questo ossigeno iniziò con l'ossidare le rocce, per poi riempire l'atmosfera. Inoltre, in questa fase sono apparse le prime alghe, anch'esse produttrici di ossigeno. Questo evento è chiamato catastrofe dell'ossigeno e ha causato la scomparsa di quasi tutti gli organismi viventi dalla faccia della Terra. Per gli organismi semplici, l'ossigeno era tossico e i resti di batteri e microorganismi affondavano sul fondo dell'oceano. Molti milioni di anni dopo, questi resti sono stati riciclati e sotto la fortissima pressione dell'acqua e della crosta terrestre si sono trasformati in petrolio. L'eone Archeano terminò con questa catastrofe circa 2 miliardi e mezzo di anni fa. Allo stesso tempo, sulla Terra si sono formati i continenti, che in seguito sono andati alla deriva negli oceani, staccandosi e formando un supercontinente. Ma per ora, metano e anidride carbonica costituiscono ancora la maggior parte dell'atmosfera, causano l'effetto serra e l'aumento delle temperature sulla Terra. Ma l'emergere dell'ossigeno ferma l'effetto serra e la temperatura sul nostro pianeta diminuisce. Inizia un'era glaciale, la cosiddetta glaciazione uroniana, durata dai 2,4 ai 2,1 miliardi di anni fa. Gli scienziati ipotizzano che il nostro pianeta fosse quasi completamente coperto di ghiaccio in quel momento, anche all'equatore. Un enorme cambiamento se si considera che 2 miliardi di anni fa il nostro pianeta era una palla di lava. Durante la glaciazione uroniana, la Terra era più simile al satellite di Giove, Europa. Anche lì c'è una spessa crosta di ghiaccio, sotto la quale c'è un oceano liquido, riscaldato dal nucleo. L'evoluzione del Sole ha salvato il nostro pianeta.
Dalla sua nascita, 4,5 miliardi di anni fa, è diventato più grande e più caldo. Quindi, dopo 300 milioni di anni di era glaciale, la Terra iniziò a riscaldarsi. Ma quasi tutta la vita era stata spazzata via e l'evoluzione dovette ricominciare da capo. Circa 1 miliardo di anni fa, tutti i continenti del nostro pianeta erano assemblati in un ipotetico supercontinente, Rodinia, e tutti gli oceani formavano il colossale oceano di Mirovia. 750 milioni di anni fa, quel continente si ruppe, ed enormi pezzi di terra andarono alla deriva sul pianeta. Piante complesse e microorganismi multicellulari sono apparsi proprio in quel momento. Ma gli unici abitanti dell'oceano non erano solo alghe, spugne e funghi. Questa è la Spriggina, una specie di vermi delle dimensioni di un dito umano. Abbiamo resti di questi animali di circa 550 milioni di anni fa. 541 milioni di anni fa iniziò l'eone Fanerozoico. L'evento principale in quel momento è stata l'esplosione cambriana. Sulla Terra iniziò a sbocciare la vita e apparve una grande varietà di organismi viventi. Molluschi ed echinodermi come stelle marine ricci di mare. Gli organismi viventi si sono evoluti, sviluppando non solo uno scheletro interno, ma anche uno esterno, come i trilobiti. Alcuni potevano raggiungere 1 metro di lunghezza. I loro gusci protettivi suggeriscono che ci fossero predatori negli oceani. In quel momento iniziò a formarsi una catena alimentare. Nello stesso momento, i continenti alla deriva si fusero di nuovo. Questo supercontinente aveva una forma diversa e si chiamava Pannozia. Successivamente si separarono di nuovo e iniziarono a scontrarsi tra loro, fenomeno che ha portato alla formazione di catene montuose. Quindi i continenti si incontrarono per l'ultima volta e formarono il gigantesco supercontinente Pangea, circa 335 milioni di anni fa. Qui possiamo già vedere il profilo dei continenti moderni Africa, Nord e Sud America, Australia ed Eurasia. Apparve una delle più grandi creature marine mai viste, il Dancleosteus. Alcuni potevano essere lunghi quanto uno scuolabus e pesare quanto un grande SUV. La Terra aveva un clima caldo e umido, che favoriva la crescita più rapida di felci e altre piante, le quali potevano raggiungere l'altezza di un edificio di 3 piani. E per la prima volta nella storia della Terra, alcuni animali lasciarono l'oceano e raggiunsero la terraferma. Animali come l'Elgin Herpeton e l'Ittiostega. Ad ogni modo, all'inizio vivevano solo sulla costa, perché la loro pelle non era adatta a un'esposizione costante alla luce solare. Inoltre, avevano problemi respiratori. I primi animali sulla terraferma avevano sia branchie che polmoni, ma i polmoni erano sottosviluppati, quindi dovettero tornare in acqua. Milioni di anni dopo, questi animali si sono evoluti in anfibi più avanzati. Sebbene non fossero più grandi di normali lucertole, potevano già vivere completamente sulla terraferma. Ma questo sbocciare della vita si concluse con una nuova era glaciale. I ghiacciai dai poli si insinuarono lentamente verso l'equatore. Gli animali non erano preparati a fronteggiarli e la maggior parte non è sopravvissuta a questo evento. Ma 290 milioni di anni fa l'evoluzione ha ripreso il controllo e hanno cominciato ad apparire animali terrestri più evoluti. A poco aumentarono di dimensioni, si moltiplicarono e diedero vita a nuove specie, come lo scutosauro e il gorgonopsi. Neanche questo periodo durò a lungo. Solo 40 milioni di anni dopo, a causa di eventi sconosciuti, il 95% di tutti gli organismi viventi sulla Terra smise di esistere. Potrebbe essere stato a causa di un meteorite gigante o di una maggiore attività vulcanica. Inoltre, un'ipotesi afferma che potrebbe essere stato il rilascio di metano dal fondo dell'oceano. Dopo questa estinzione, iniziò l'era mesozoica. È allora che sono apparsi i dinosauri, scrivendo una nuova pagina della storia della Terra.